Buongiorno a tutti voi nel nome meraviglioso del nostro Signore Gesù. C'è un aneddoto che dice questo. Se dovessero essere bruciate per un'assurdità tutte le Bibbie del mondo, di ogni posto, ogni nazione, in ogni traduzione della Bibbia, dalle piccole alle grandi, neanche più una Bibbia rimane, tranne un piccolo versetto bruciacchiato, quale dovremmo sperare che rimanga? Qual è che maggiormente riassumerebbe l'intera scrittura? Ebbene, molti dicono che è 1 Giovanni 4,7, cioè Dio è amore. Ah, questo è davvero il cuore di Dio. Dio è amore. Tutto quello che è la fede in Gesù Cristo e che Gesù ci ha portato dal cuore del Padre si riassume nel amore. Ma attenzione, non l'amore umano. Noi oggi viviamo tanti tipi di amore umano, ma sono tutti amori egoistici, a volte anche inconsciamente. L'unico amore vero che dobbiamo sperimentare e dal quale dobbiamo essere trasformati è l'amore agape, una parola del greco che significa incondizionato, ed è l'amore di Dio, un amore che ti ama anche quando tu non ami, che ti ama anche quando tu disprezzi, bestemmi, quando ti rovini, scappi. È l'amore del padre che aspetta il figlio il prodigo che torni. Anche se ha speso la sua eredità, l'ha trattato come morto, perché l'eredità, nella parabola, la sapete, del figlio il prodigo, si chiede quando qualcuno è morto, non quando qualcuno è vivo. Ebbene, questo tipo di amore è l'amore che Gesù ci invita a ricevere e a sperimentare. Vi lascio un comandamento nuovo, dice la liturgia di oggi, che vi amiate gli uni gli altri, così come io ho amato voi e come il Padre ha amato me. Anche voi amate gli altri. Questo è il centro della fede cristiana, altrimenti è una religione, come tante altre. Sant'Agostino diceva: ama e fa ciò che vuoi. Bella questa provocazione. Se tu ami con l'amore di Dio, tutto quello che fai, anche sbagliando, diventa giusto, perché Dio è con te, Dio vive in te. E Gesù continua dicendo: non c'è amore più grande che questo, dare la propria vita per i propri amici. Ah! Ed è quello che ha fatto lui. Come ha dimostrato? Con le parole, i miracoli? No, il centro del cristianesimo è: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Il sacrificio di Gesù è l'atto più grande d'amore di Dio verso di te. Morire per te. Spegnersi, annullarsi completamente. Lui Dio poi. Lui che è Dio, non è un uomo come gli altri. Lui che è giusto, lui ha preso tutto su di sé, il tuo peccato, la tua colpa, la tua condanna, e morendo ti ha salvato attraverso la sua gloriosa risurrezione. Dice ancora Gesù: non siete voi ad aver scelto me, ma io ho scelto voi. Anche questo mi piace tanto perché ci fa capire che la religione non è una scelta di questo invece che quello, mi sembra questo concetto, questa filosofia mia. No, è una chiamata di Dio, una chiamata di grazia, alla quale dobbiamo solo dire sì, come Maria ha detto sì, e tutto il mondo è cambiato. L'amore di Dio. Tu sai qual è l'amore di Dio, tu stai vivendo l'amore agape nella tua vita. Vi lascio allora con una domanda finale, soprattutto per noi che siamo sposati, tutte le coppie, i matrimoni, chissà perché lì c'è il mistero di tutto. Voi sareste disponibili ad amare ancora vostra moglie o vostro marito? Anche se facesse l'unica cosa che voi non vorreste che fosse fatta, quella proprio che vi fa soffrire di più, magari vi tradisse, o magari che proprio vi chiedesse quella cosa che voi dite no, questo no. Ecco, voi sareste disponibili a morire? Chi ha orecchie per intendere, intenda. Ma continuare ad amare anche oltre ogni limite? Bene, con questa domanda che ci sfida tutti quanti, ci affidiamo all'amore di Dio e ci vediamo la prossima volta. Che Dio vi benedica.